Speriamo però che i lavoratori possano avere davvero nei prossimi giorni l'ammortizzatore in tasca. Inaccettabile che il 50% dei toscani che hanno visto autorizzata la domanda per la cassa integrazione debba ancora ricevere il contributo. Va all'attacco l'assessore toscano al lavoro Cristina Grieco, facendo il punto sulla cassa integrazione in deroga. Grieco se la prende in particolare con chi vorrebbe scaricare sulla regione la responsabilità dei ritardi e difende il lavoro fatto snocciolando i numeri. Al 19 maggio sono arrivate alla regione 38.290 domande per la cassa integrazione in deroga, delle quali 37.827 istruite e 37.623 autorizzate, per circa 100.000 lavoratori interessati e inviate all'INPS, che al momento a livello regionale ne ha pagate circa il 50%, conta di arrivare all'80% la prossima settimana per esaurirle a giugno. Questa prima fase io, ripeto, insieme ad IMSS, alla direttrice di IMSS regionale, vedranno di completare i pagamenti veramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ma per la seconda fase, con il governo, noi siamo stati proprio con il presidente Rossi, anche fra le regioni che l'hanno proposto, lo strumento verrà cambiato e quindi verrà semplificato finalmente e le domande saranno fatte direttamente ad IMSS, ma questo non perché le regioni abbiano bloccato, ma perché è un passaggio, soprattutto nella fase di lockdown, è un passaggio superfluo e ridondante che quindi porta via tempo.